Buongiorno a tutti, iniziamo questa giornata con una interessante notizia che ci arriva dall'ambito scolastico. La notizia riguarda gli studenti italiani che sembra che negli ultimi dieci anni siano di molto peggiorati per quanto riguarda la lettura e le scienze. Gli studenti italiani di 15 anni hanno competenze scientifiche e di lettura inferiori a quelle che avevano i loro coetanei dieci anni fa. In matematica mantengono un livello medio sufficiente, in linea con quello dei coetanei dei paesi oxe, ma se per quanto riguarda le scienze il risultato medio è significativamente più. Inferiore alla media OXE, tanto che secondo gli esperti molti di loro escono da scuola senza avere le competenze di base richieste dal corso di studi. Sono gusci vuoti, come li definiva il linguista Tullio De Mauro. E il dato più rilevante, relativo al nostro paese, emerge da Pisa 2018, l'indagine internazionale promossa dalla OXE. Con cadenza triennale con l'obiettivo di rilevare le competenze degli studenti di 15 anni in lettura, matematica e scienze. A questa tornata hanno partecipato alla prova PISA 11.785 studenti quindicenni italiani divisi in 550 scuole in totale. Andando nel dettaglio, lo studio evidenzia che i risultati di, in matematica sono migliorati nel 2009 per poi rimanere stabili nel tempo, ma modesti. Circa il 24% dei nostri studenti quindicenni non ha raggiunto il livello secondo, livello base di competenza in matematica, media OXE, 22%, mentre solo il 10% si colloca nei livelli di eccellenza, 5 e sei della media OXE undici per cento. Quindi i ragazzi ottengono un punteggio superiore alle ragazze di 16 punti e questa differenza è più del doppio di quella rilevata in media nei paesi OXE. I maschi superano le femmine in particolare nelle fasce di punteggio medio alto. Per quanto riguarda le scienze, uno su quattro degli studenti italiani non raggiunge il livello base di competenze scientifiche. Nei paesi OXE è 1 su 5. Sono low performer in scienze il 20-25% degli studenti nel Nord Italia e oltre il 35% degli studenti nel Sud Italia. Inoltre, le differenze di genere qui non contano. Mentre in altri ambiti, ad esempio la lettura, le donne ottengono punteggi superiori ai maschi, ma i risultati di maschi e femmini, femmine nella materia delle scienze non risultano stati statisticamente differenti. Gli esiti delle ragazze sono in generale meno brillanti negli ambiti scientifici, sottolinea Anna Maria Aiello, presidente di Invalsi e anche quando sono eccellenti le ragazze hanno un, un maggior timore di sbagliare è un fenomeno largamente diffuso che orienta la nostra attenzione su una gamma di aspetti collegati. Si tratta comunque certamente di prendere atto della sua dimensione radicata e connotata culturalmente, ma ciò non può rappresentare una rinuncia per interventi mirati che colgano le diverse sfaccettature del problema. Ci deve sicuramente preoccupare il calo della preparazione scientifica e della capacità critica degli alunni italiani, commenta lagi il ricercatore dell'Ocse Francesco Avisati, perché il calo non proviene dagli studenti meno bravi, ma proprio dai più bravi. Inoltre, rispetto a dieci anni fa, il mondo è diventato più complesso ed è cresciuta la richiesta di competenze scientifiche diffuse e di capacità critica di lettura. Ma come si spiega questo calo? Nella lettura e nelle scienze il livello tende a calare. Spiega avvisati: perché c'è bisogno di un aggiornamento continuo dei contenuti e delle modalità di insegnamento. Ma in Italia il cambiamento è più lento rispetto ad altri paesi. La nostra scuola è immobile. Per quanto riguarda la lettura, definita da Pisa come la capacità degli studenti di comprendere e utilizzare i testi per raggiungere i propri obiettivi e partecipare alla società, gli studenti italiani ottengono un punteggio di 476 inferiore alla media OXE di 487 e si collocano tra il 23 e il 29 posto tra i paesi OXE. Il punteggio non si differenzia da quello di Svizzera, Lettonia, Ungheria, Lituania, Islanda ed Israele. Soltanto il 5% degli studenti italiani raggiunge i livelli più elevati delle scale delle performance di livelli quinto e sesto. A livello medio internazionale tale percentuale è di circa il 9%. I migliori sono i cinesi, gli allievi delle province di Pechino, Shanghai, quelli di Singapore conseguono un punteggio medio superiore a quello di tutti i paesi che hanno partecipato a Pisa. L'indagine Pisa conferma che in Italia permane una realtà scolastica a macchia di leopardo, con divari territoriali molto ampi. Per quanto riguarda la lettura, gli studenti del centro nord riportano generalmente i risultati più brillanti dimostrando di saper risolvere i compiti più complessi, mentre i coetani del sud e delle isole hanno maggiori difficoltà. Si osservano differenze anche tra le tipologie di scuola frequentate dagli studenti. I ragazzi dei licei ottengono punteggi molto elevati in lettura, vicini ai paesi europei con risultati migliori di IN PISA, 521 punti. Seguono quelli degli istituti tecnici, mentre gli studenti degli istituti professionali e della formazione professionale simili tra loro sono più in difficoltà a svolgere correttamente le prove PISA e spesso non raggiungono neanche il livello minimo di competenza. Sempre in lettura le ragazze superano i ragazzi di 25 punti e tra i low performer si sono, ci sono più ragazzi che ragazze. Tra i top performer livello quinto e sesto le ragazze sono presenti in misura maggiore. Bene, questo era un dato che emerge dall'indagine internazionale PISA 2018 che... Che va a definire i dislivelli culturali dei, degli studenti italiani nel corso di un decennio e soprattutto va a rimarcare le carenze, le latitanze per quanto riguarda le, le competenze e la cultura, in generale, più nel dettaglio per quanto riguarda le materie scientifiche e quelle letterarie. Per il resto sta poi ad ogni singolo studente dimostrare e proporre le su i suoi talenti. Non, purtroppo non siamo tutti dotati di un quoziente intellettivo atto ad arrivare a performance strabilianti, ma ognuno farà quel che può, quello che è nelle sue corde, quello che è nelle sue forze. L'unica cosa che va seguita è continuare gli studi, arrivare ad avere un diploma, una qualifica, un qualcosa che vi apra le porte ad un lavoro meglio remunerato perché, comunque, è la logica che lo impone. Io spero di aver dato spunto di riflessione dando questa notizia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Un bacio grande, 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 grande.